scorsa. Perfetto. Sì, 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 perfetto, perfetto. Allora, vabbè, sostanzialmente, alla fine, vabbè, abbiamo avuto un po' di contrattempi per via del traffico, eccetera, eccetera. Allora, Onion Mail è un server di posta semplicemente fatto per funzionare sulla rete Tor. Però, sostanzialmente, non si perde la possibilità di comunicare con gli utenti internet. Ha dei nodi di uscita che in questo momento sono onionmail.info e mxstore.xyz, che praticamente si occupano di prendere i messaggi che arrivano da internet, trasferirli su Tor e viceversa, in modo abbastanza trasparente. Utilizza la crittografia del file system e praticamente tutti i messaggi che arrivano nell'inbox sono criptati con vari algoritmi crittografici, tipo varie volte AES256, HC256 e Serpent, e poi mi sembra anche, sì, poi c'è anche un passaggio di RSA direttamente con una chiave asimmetrica per ogni account utente, in modo che se il server viene violato non esiste praticamente la possibilità di avere le chiavi private per andare a leggere la inbox degli utenti, cosa che non può fare neanche l'amministratore di sistema, a meno che non vada a modificare il sorgente, eccetera, eccetera. Ovviamente si può arrivare fino a un certo punto. La cosa divertente è che tutte le chiavi del server dipendono dalla chiave del server principale. Naturalmente utilizza SSL dietro Tor e la cosa divertente è che le chiavi del server non sono sul server, sono calcolate e ogni volta che il server parte sono, per così dire, sostituite, cambiate. In questo modo tu hai praticamente altri server che sono collegati nella rete di Onion Mail che hanno parte di alcune funzioni. Quando il server Onion Mail parte, parte con una passphrase o con altri sistemi che decide l'amministratore, vanno a negoziare delle funzioni su altri server che il server originario non conosce per poi ricostruire la chiave e poi queste funzioni muoiono sostanzialmente. Possono essere ricreate o distrutte attraverso un certificato di autodistruzione, che è un tipo di certificato esterno per cui sostanzialmente se il server viene rubato, sequestrato o manomesso, l'amministratore di sistema, senza avere accesso al server, può emettere il certificato di autodistruzione distruggendo le funzioni remote e così le chiavi del server e rendendolo tipicamente difficoltosamente molto illeggibile sostanzialmente, perché non esistono più le chiavi. Altra cosa che è stata implementata in Onion Mail 2 è il certificato di autodistruzione della propria casella di posta. Per esempio, tu senza avere l'accesso puoi distruggere la tua casella di posta perché puoi stabilire se anche la tua casella di posta ha delle chiavi remote. L'unico problema delle chiavi remote è che ovviamente devono esserci altri server e tutta una serie di cose, per cui se cade mezza rete, ovviamente col certificato di autodistruzione devi creare delle altre chiavi remote e via dicendo. Per fortuna non abbiamo avuto grandissimi problemi a utilizzare questo sistema perché non hanno ancora tirato giù la maggior parte dei server e quindi non abbiamo ancora avuto problemi di questo genere. Ci sono all'incirca 50 hidden servers che stanno utilizzando Onion Mail, di cui una decina di server, una trentina di server che sono pubblici. Quindi praticamente si può accedere tramite un hidden service di Tor, c'è un sito internet, uno si registra, dopodiché utilizza qualsiasi programma di posta elettronica configurando il server e hai tipicamente login e password come tutti. L'unica cosa che devi fare è collegarti tramite Tor. La cosa divertente è che quando tu fai la registrazione naturalmente hai un indirizzo che è il tuo nome @16caratteri.onion e questo è l'indirizzo che tu hai all'interno della rete Tor. Però quei 16 caratteri sono abbastanza brutti da ricordare. Esiste un protocollo per cui viene negoziato sul server di uscita anche un indirizzo mail potabile, per così dire, che praticamente la stessa login o con qualche numero superiore se qualcuno l'ha usata qui un po' diversa, chiocciola il nodo di uscita. In questo modo hai un indirizzo trasparente e utilizzabile che poi è verificato tramite tutto un sistema di firme attraverso i vari server semplicemente della rete. La cosa divertente è che questo sistema permette praticamente di utilizzare Onion Mail come se fosse una mail normale, con l'unica differenza che ti devi collegare su Tor, quindi non hai più il problema dei 16 caratteri.onion che sono abbastanza fastidiosi e puoi tranquillamente comunicare con la gente che ha internet. L'interno del server è fatto in questo modo qua. Tutta la crittografia è fatta su diversi sistemi ad albero che dipendono dalla chiave principale del server, dalle chiavi remote e naturalmente dalle password degli utenti e via dicendo. Ogni dato sul server è salvato in base ad hash,
ogni cosa si raggiunge tramite gli hash. Quindi tu, una volta che hai in mano il server, dovresti ricalcolarti tutti gli hash all'indietro per rifare tutti i passaggi. Ogni file, ogni messaggio è spezzettato in file piccolissimi che sono a loro volta criptati con varie chiavi, a loro volta salati, a loro volta dipendenti dagli hash precedenti, con un sistema che evita le collisioni. Addirittura c'è una situazione che viene chiamata disco scuro, per cui tu hai un nome di file, che è un identificativo univoco, che può essere anche fatto con qualsiasi byte, e un numero consecutivo, che quindi è il pezzettino del tuo file. L'inbox addirittura è strutturata con questo sistema e il blocco è criptato con una chiave asimmetrica. In questo modo il server conosce la chiave pubblica e può aggiungere i file quando arrivano i nuovi messaggi, ma non può leggerli, perché non dispone di quella chiave. La chiave ce l'ha l'utente, la chiave è la password che codifica in qualche modo la chiave privata per leggere praticamente i messaggi di posta elettronica. In questo modo, se ti sequestrano il server, possono ottenere soltanto alcune informazioni del tipo quale server è e via dicendo. Poi è tutto criptato. Purtroppo, per causa di come Tor memorizza i file e le informazioni, è ancora possibile ottenere la chiave privata del den service, ma dalle prossime versioni si sta lavorando a utilizzare la porta di controllo di Tor, che consente di fare gli den service, per così dire, a caldo. È una funzione che ti consente sostanzialmente di collegarti a Tor in locale e dirgli: fammi un den service con questa chiave, e lui lo apre, quindi non hai più bisogno di salvare alcun file. In questo modo le chiavi degli den service sono salvate all'interno del server OnionMail e tu non sai quale server hai preso in mano. Fatto questo, si sta lavorando anche a spostare tutti i dati di configurazione specifici dei server all'interno dei file criptati di OnionMail e mettere tutti i server in una stessa directory, che ha l'aspetto, per così dire, di varie directory numerate con dentro vari file numerati di lunghezza arbitraria. Poi c'è un sistema che cambia la data dei file, un sistema che crea i file e li distrugge a caso, e un sistema che cambia i file, un sistema che aumenta le chiavi e via dicendo. Questo processo serve per evitare che venga fatta la forense all'interno del contenuto del server. Ovviamente non è un sistema perfetto, quindi non è da considerare la panacea, ed è ancora un sistema sperimentale, per così dire. Quando poi la versione 2 di OnionMail sarà completa, avremo un sistema che sarà finalmente, diciamo, quello definitivo. Però adesso, anche con la versione, diciamo, per così dire, beta, stanno andando le cose molto bene, perché per esempio sul server Redot, che è il server che gestisce Maestra Club, abbiamo tipo 20.000 utenti, e io francamente pensare di avere 20.000 utenti non ci sarei mai arrivato facendo un esperimento. La cosa divertente è che anche altri server hanno tipo numeri del genere, quindi è una cosa abbastanza grossetta. Poi naturalmente, andando a vedere sulla somma di vari server, così siamo più o meno là, quindi praticamente altri due server fanno la grande quantitativo di utenti. E la cosa divertente è che invece su altri server siamo riusciti a sapere, tramite la mailing list dei SysOp, che c'è una mailing list degli amministratori di sistema che si scambiano le informazioni, abbiamo fatto girare la richiesta di utilizzare le statistiche per sapere quanti utenti ci sono, quanto veniva utilizzato, insomma se valeva la pena mandare avanti il progetto. Visti i numeri, la cosa è diventata interessante, anche perché l'80% degli utenti OnionMail utilizza OnionMail. E poi ci sono delle cose interessanti, tipo ti vai a vedere le chiavi PGP di quelli che hanno OnionMail e hanno nome e cognome reale con OnionMail. Dico, vabbè, hai tutto Tor che rende anonimo, ma in realtà tu vai con nome e cognome. Beh, effettivamente lo spirito di OnionMail sarebbe quello di utilizzare tot crittografia eccetera per garantire i diritti costituzionali. Effettivamente potresti mettere anche l'anonimato da parte, anche perché nel momento in cui tu hai un indirizzo di posta elettronica non sei più anonimo, sei quell'indirizzo di posta elettronica. Comunque, la cosa divertente è che questo coso qui dovrebbe riuscire in qualche modo a rendere più difficile la cattura dei metadati da parte di NSA, perché comunque c'è tutto un sistema, Tor rompe le balle abbastanza su questo, devi essere molto motivato per andare a craccare quello. Dopodiché i server sono criptati di loro, quindi aumenta una sicurezza maggiore, e poi noi diciamo sempre agli utenti che è obbligatorio usare il GPG. In questo modo tu hai praticamente le mail criptate, quindi anche se dovessero craccare il server, craccarti la casella di posta elettronica con 10.000 cose, poi alla fine c'è GPG e Tor. E qui devi craccare un bel po' di cose. Diciamo che sei all'interno di una bella matriosca che può darti un po' di sicurezza in più, per così dire. Poi, in linea di massima, ci sono un sacco di funzioni. Alcuni indirizzi di posta elettronica di OnionMail sono divisi per la tipologia. Quindi, quando tu hai un indirizzo di posta elettronica di OnionMail, sai esattamente che cos'è. Un nome qualsiasi è un nome di un utente. Quelli che finiscono appunto list sono mailing list, perché OnionMail supporta le mailing list. Quelli che sono appunto onion sono i vecchi sistemi
che servivano, quando non esisteva ancora la possibilità di registrare presso i nodi di uscita il nome, la possibilità di utilizzare il nome utente punto l'indirizzo di 16 caratteri punto onio chiocciola al nodo di uscita. Quando non esisteva ancora il protocollo, parliamo ancora di roba vecchia, però si può fare ancora. Poi c'è un altro tipo di messaggio, che sono i punto app. I punto app sono sostanzialmente i bot che servono per fare autorisponditori, servizi e cose del genere. Dopodiché c'è server chiocciola, che è proprio un bot all'interno del server, dove l'utente può mandare delle mail al server e fare delle richieste. Ogni cosa che tu puoi fare col server la puoi fare criptata anche con PGP, perché il server ha le sue chiavi. E poi c'è SysOp, che è l'amministratore di sistema. Qui tu puoi identificare l'amministratore di sistema, puoi identificare il server e soprattutto, se non hai balle di mettere i 16 caratteri punto onion, puoi mettere IAM.onion, che per il sistema Onion Mail vuol dire me stesso, cioè il mio stesso server sostanzialmente. Quindi esistono anche degli indirizzi molto facili con cui gli utenti si possono rivolgere all'amministratore di sistema se succede qualcosa, o al server se vogliono fare qualcosa, come per esempio c'è qualcuno che ti rompe le balle per lo spam, tu lo metti nella lista anti-spam e il server da quel momento, quell'indirizzo lì non può più comunicare con te, perché c'è una lista anti-spam. La cosa può essere fatta a livello di utente, la cosa può essere fatta a livello di server. Puoi anche stabilire, io voglio uscire dall'altro nodo, io voglio usare questo indirizzo che ho su internet o usare quest'altro indirizzo che ho su internet sul nodo d'uscita, oppure voglio distruggere il nome che ho su internet e crearne un altro. Puoi farlo tranquillamente, sono tutte funzioni che puoi fare attraverso il server, tra cui puoi chiedere la guida e lui ti ritorna indietro tutta la guida. Puoi chiedere l'identificazione del server, lo vedo, ti dice tutti i fingerprint del certificato eccetera eccetera, firmati con la sua chiave pubblica GPG e tutto il resto. Oppure puoi fare molte altre cose. Poi naturalmente gli amministratori di sistema hanno anche delle cose ulteriori da fare. I log sostanzialmente non sono identificativi per l'utente, perché a livello di ogni 10 minuti vengono cambiati degli ID con i quali ogni cosa che riguarda ogni soggetto viene cambiata come hash. Quindi tu hai il soggetto N001, N002, dopo 2 minuti è cambiato. Un'altra cosa che si può impostare su Onion Mail è la modifica dell'orologio. Onion Mail cambia l'ora, nel senso che non ha la stessa ora di sistema, per evitare che si sappia il fuso orario di dove si trova il server. Possiamo stabilire che ogni tot tempo cambi l'ora avanti di un minuto o di due minuti. Se esageri rischi di fare dei deliri, quindi è meglio lasciarlo come di default. Quindi sostanzialmente tu potresti ricevere un messaggio, magari che è in anticipo di qualche minuto, in ritardo di qualche minuto rispetto al tuo orologio, perché Onion Mail che cosa fa? Piglia l'ora del server e la cambia, in modo che non si possa sapere il fuso orario e via dicendo. Un'altra cosa che fa è analizzare l'intestazione dei messaggi. Toglie tutte le intestazioni classiche, receiver e tutto il resto, che fanno sapere da dove viene il messaggio, o tipo user agent per esempio, o roba del genere. In alcuni casi nei messaggi PGP toglie anche version, perché in alcuni casi c'è per esempio version, se tu hai la versione tal dei tali specifica quella eccetera, lui te la cambia con un'altra versione sostanzialmente. Così non si riesce neanche a sapere che cavolo di sistema operativo hai e su quale sistema operativo stai usando PGP. Su alcune versioni è possibile sapere il sistema operativo, l'architettura e tutto il resto tramite version. Allora questo viene modificato sostanzialmente, cose che sono attivabili e disattivabili sul profilo utente, sempre chiedendo al server. La cosa divertente è che ha tutto un sistema di server federati che si verificano tra di loro. Parte con una lista di server che sono trusted e poi attraverso un protocollo verificano le chiavi SSL tra di loro e si verificano a vicenda. Poi esiste un sistema parallelo che si chiama Network Noise. Sostanzialmente se cade un server, se succede qualcosa che non dovrebbe succedere, c'è praticamente una lista in cui arrivano tutte le informazioni riguardanti i taroccamenti. Per esempio, quando c'è stato l'attacco sul Tor, ancora qualche anno fa, non vi dico il casino che è successo su quella lista. Abbiamo detto ok, è caduto il mondo, o è il sistema che non funziona, o sono successe robe assurde. Infatti si riescono a sapere un sacco di cose, quando cadono gli hidden service, quando sono raggiungibili, quando non sono raggiungibili, quale nodo è in mezzo che sta rompendo le balle, eccetera. Infatti sulla versione 2 abbiamo implementato delle classi che si vanno ad occupare proprio della gestione di Tor per vedere questo. Quindi riesce a sapere, non sono riuscito a raggiungere il server perché nella versione 1 ok, non ci sono riuscito, l'hidden service non ha funzionato, non lo so. Nella versione 2 ti dice ok, l'hidden service è giù, oppure l'hidden service non è raggiungibile perché il nodo tal dei tali Tor ha rotto le balle, per dirti. Quindi cambia il circuito e ci riprova. E tutte storie del genere che insomma sono ancora in fase di elaborazione. Varie storie. Insomma, è un aggeggino abbastanza simpatico che dovrebbe essere
semplice più o meno da usare per gli utenti. Alcuni server Onion Mail ho visto che hanno utilizzato dei captcha che sono abbastanza brutti, che erano ancora della prima versione, perché nella prima versione era tutto testuale, quindi c'era il captcha testuale, e alcuni lo stanno ancora usando, altri l'hanno disattivato, altri hanno l'immagine e hanno dimmi quando fa 3+2 per dirti, e quindi hai superato questa cosa. Dovrebbe poter essere utilizzabile con Thunderbird e Torbirdy. Appena Torbirdy riattiverà l'autoconfigurazione di Thunderbird, perché pare l'abbiano disattivata momentaneamente perché c'era qualche vaneggio di sicurezza, praticamente lui supporta anche l'autoconfigurazione, quindi una volta che tu gli dai login e password e sei tu su Tor, lui fa l'autoconfigurazione con Thunderbird e te lo imposta già tutto a posto. Clowmace è il programma migliore da usare, anche perché con Clowmace hai log, quindi se con Tor cade la connessione che magari è instabile, vedi che cosa è successo. Thunderbird è un po' una, ma questo è un problema suo. E quindi vabbè, su Android può essere usato con K9 Mail e Orbot tranquillamente, o qualsiasi altro programma di posta elettronica volete utilizzare. L'importante è utilizzare sempre la criptatura della posta elettronica, perché sì, c'è Onion Mail dietro, ma non contate su Onion Mail, contate su voi stessi, perché l'attore finale è sempre quello che fa il gioco più importante obiettivamente. Cos'altro si può dire? Il progetto è ancora in fase di sviluppo e ci sono robe interessanti anche riguardo a un po' di statistiche sui vari server. Per esempio questo, non mi hanno voluto dare i numeri ma mi hanno dato soltanto le cose, sono l'andamento dell'utilizzo del server giorno per giorno, queste sono praticamente la banda di utilizzo dei vari server, e quindi c'è praticamente un grande utilizzo. Anon Mail è tipo quello che viene utilizzato di più, e quindi ce ne sono diversi. Ce ne sono tantissimi che sono stati messi su da vari volontari, e naturalmente tu su un computer, su un server, puoi mettere anche due o tre server, ma è meglio non farlo. Un altro consiglio che è, se apri un nodo di uscita devi sapere che cosa stai facendo, perché è come avere un nodo di uscita Tor, e soprattutto non metterci utenti, cioè sul nodo di uscita è una sorta di router dove i messaggi entrano, escono e non fai altro obiettivamente. Altre informazioni lo trovate su onionmail.info, è un po' bruttino il sito, ma vabbè, prima o poi, quando avrò voglia e tempo, risistemerò anche quello. La cosa divertente è che è un progetto che sta andando molto velocemente, non riesco a starci dietro sempre, però comunque ogni tanto, visto che ci sono dei collaboratori, qualcosa si riesce a fare. Altri progetti correlati che c'erano erano NTU, ma NTU, che era un progetto sostanzialmente che prendeva un hidden service e lo reindirizzava verso un altro hidden service, era utilizzato all'inizio nelle prime versioni di Onion Mail per nascondere i nodi di uscita. Alla fine abbiamo evitato di farlo sostanzialmente perché, essendo dei router, è inutile mettere un aggeggio che ti fa da router a livello TCP per poi arrivare a un aggeggio che ti fa da router a livello SMTP. Metti quello finale e hai risolto il problema, tanto, cioè, una volta che trovano quello non hanno niente. Non hanno utenti, hanno SysOp, vabbè, grazie. Un'altra cosa che si sta facendo sostanzialmente è l'utilizzo dei file di testo della guida. Esiste un comando che si chiama rulets, che tu mandi al server la scritta rulets sul soggetto e lui ti ritorna il file della guida con tutte le spiegazioni su che cos'è Onion Mail, come va utilizzato e tutte le funzioni. La cosa divertente è che l'amministratore di sistema può stabilire quanti file vuoi di questo tipo e gli utenti si possono registrare a questo tipo di file. Quello su cui si è registrato di default è tipo il messaggio del giorno, cioè là sostanzialmente nel momento in cui tu fai login puoi ricevere il messaggio, non quando non sei logato, in modo da evitare che ti si riempia la casella di posta, in modo che sostanzialmente tu hai informazioni del tipo domani ci saranno manutenzioni, il server tal dei tali dal giorno al giorno potrebbe non funzionare, oppure varie storie, insomma, domani facciamo l'update, quindi potrebbe non funzionare dalle alle. Un'altra cosa interessante è che questo sistema utilizza per collegarsi come utente POP3. E voi direte, POP3 perché non IMAP? E c'è una scelta ben precisa. POP3 è stato scelto prima di tutto perché l'utente si collega, salva sul proprio sistema i messaggi e non lascia niente sul server, quindi il server resta pulito e sostanzialmente una volta che ti sequestrano il server è possibile che ci sia il meno dati possibili che possano, diciamo, avere informazioni sugli utenti. L'altra cosa è sostanzialmente che usando POP3 è anche più facile l'implementazione, naturalmente, però la cosa divertente è che anche se tu leggi il messaggio e non lo cancelli, alla fine della sezione quelli che tu hai scaricato lui li cancella con wipe, e erano pezzettini di file, cambia anche l'indice, quindi ciao, non c'è più niente. Sono criptati anche i file temporanei, e la cosa divertente è che Onion Mail
funziona sempre a cipolla ed è per questo che si chiama Onion Mail. Cioè, quando io mando un messaggio dal mittente al destinatario, il server del mittente contatta il server del destinatario, non ci sono passaggi intermedi. Il messaggio viene trasferito in tempo reale, se qualcosa va storto mi arriva un errore su un client di posta, cioè non è che lui si salva il messaggio e dopo lo invia, no, fa in tempo reale, cerca di non usare il disco più che può, cerca di non usare la RAM più che può, in modo da non lasciare traccia. L'unico che si salva il messaggio è quando tu dal server di uscita mandi fuori il messaggio, perché magari può esserci uno di quei server dall'altra parte che ha il discorsetto che non riceve subito il messaggio e vuole che il messaggio sia rimandato dopo 10 minuti per vedere se è un aggeggio che fa spam. Riguardo lo spam, Onion Mail ha tantissimi filtri anti-spam che possono essere attivati o disattivati, usa le liste DNS dello spam, utilizza varie cose che possono essere attivate e via dicendo, e volendo si può attivare anche una cosa di questo tipo. Quando arriva un messaggio mail from SMTP2, il server cosa fa? Mail from SMTP2 al contrario sul mittente. Se non esiste il mittente, chiude la connessione e basta, sei spam. Puoi anche attivare cose di questo genere, però in termini di utilizzo di rete è piuttosto oneroso, quindi di solito di default non è attivato e può essere attivato solo sui nodi di uscita. Altre cose divertenti che ci sono su questo aggeggio qua, ma ha semplicemente il supporto PGP che supporta le chiavi fino a 16.384 bit. Quindi in realtà, se siete paranoici e volete comunicare col server, voglio creare una mailing list e la lista di utenti sono questi, e la puoi mandare in PGP e lui ti crea la mailing list. Ti crea la mailing list punto qualcosa punto list, chiocciola, è il nome del server, in cui potrà includere anche utenti della rete internet. Però le mailing list non supportano protocollo VMAT, quindi se un utente della mailing list si trova su internet dovrà fare lista punto list punto 16 caratteri punto onion, quindi vabbè, si fa quel che si può onestamente. Non c'è un grande uso delle mailing list se non quella di SysOp e un'altra trentina di mailing list. La cosa divertente è che si poteva sapere su OnionMail fino alla 1.180 il numero di utenti e il numero di mailing list, ma dalla versione successiva non si può più sapere, perché esiste un aggeggio che si chiama Furamide. È un aggeggio che gira assieme ad OnionMail, sostanzialmente un thread che ogni volta che viene allocato qualcosa, disallocato qualcosa, rompe un po' le scatole, crea delle finte chiavi PGP, dei finti messaggi dove P o Q non sono primi e quindi non puoi decretarlo perché non esiste, o altre cose, e fa delle simulazioni di cose stupide tipo la password e roba del genere. Quindi se tu poi vai a vedere la RAM dell'aggeggio trovi dei dati sensibili, ma magari stai trovando Furamide. Trovi delle chiavi asimmetriche, ma magari stai trovando Furamide. Trovi delle robe, però magari è tutta fuffa. Quindi crea dei file, rinomina dei file, eccetera, eccetera. Sulla versione successiva del progetto, l'idea era quella di creare un sistema che sia interfacciato tra l'attivazione attraverso un server remoto, il server vero e proprio, chiavi remote e addirittura interazione con l'hardware, facendo diversi cicli in modo che se l'hardware si accorge di un taroccamento, se ne accorge il server, metti la passphrase diversa che sai tu per non far attivare il server ma quell'altro, o la stessa cosa l'hai fatta su una funzione sui server remoti, il server potrebbe essere quello che si attiva giusto, oppure attiva un server diciamo pulito con altre cose o roba del genere. Quindi puoi nascondere sostanzialmente un server dentro un altro, fare una sorta di stereografia all'interno del sistema per renderlo un pochino più sicuro. L'altra cosa a cui si sta lavorando è il server di backup. Il server di backup segue il server originale, va giù il server originale, parte il server di backup con l'ident service. Scusami, quale server tu avresti pensato di sequestrare? Sei sicuro di aver sequestrato quel server? Ma se l'ident service funziona ancora e tu non hai le chiavi di questo, cos'hai in mano? E queste sono le piccole cose sulle quali si sta lavorando. Per il momento è tutto, e questo è sostanzialmente l'avanzamento del progetto. Abbiamo circa 25.000-30.000 utenti che stanno utilizzando questa roba qua, stando alle statistiche che ci sono state fornite. L'80% degli utenti mediamente lo utilizza ogni giorno. Cominciano a vedersi i profili di Facebook che come mail hanno onionmail.info o mxstore eccetera eccetera, e la cosa divertente è che se tu guardi il log di uscita adesso sono criptati in RSA, per dirti, sulla nuova versione, quindi sostanzialmente non hai neanche più la facoltà di vedere i log. Nella nuova versione i log sono spezzettati in file piccolini che vengono sovrascritti, dove praticamente ogni file è una singola riga di log che sono messi a caso, quindi ciao. È un po' oneroso per certi versi, però in realtà, essendo un server di posta che non usa tante robe,
non è poi così pesante da far funzionare, a meno che tu non voglia farlo di proposito impostando il modulo furamide, che è quello che produce fuffa al massimo, e quindi tu gli dici: senti, usami il 90% della RAM in stronzate e scrivi tipo 30 file al minuto, e allora vabbè, la diventa, però vabbè, sei fatto del male tu, e allora vabbè, se l'hai voluto fare e sei iper paranoico, poi se il tuo computer diventerà un colabrodo sono affari tuoi. Insomma, la cosa divertente è che comunque vabbè, è un po' con la grafichina così, un po' Ajax, un po' quello, un po' quell'altro, però insomma era fatto più che altro per avvicinare l'utente medio a sistemi crittografici abbastanza carini, anche per persone che diciamo non sono troppo esperte, quindi penso che abbia avuto un buon successo tra le persone non esperte, insomma. Boh, e questo è tutto. La allora, versione 2 quando pensi che... La versione 2 io penso che sarà operativa in anno prossimo in versione beta, perché c'è già una versione 2 che sta girando, però praticamente il codice è stato reingegnerizzato da capo e anche molte altre cose sono state fatte praticamente da capo, mantenendo la compatibilità con i account esistenti, se no sarebbe un bagno di sangue naturalmente. La cosa divertente è che... per fare il server 2 devi creare una serie di server fittizi, una rete parallela che comunica tra di loro, farci dei tramacci, attaccarla, vedere se regge, e dopo che è stata passata al colabrodo dici: ok, abbiamo una versione beta. Anche perché questo progetto qua va avanti da circa 2 anni. Scusate, c'è una Clio grigio antracite da spostare, che sì, è parcheggiata in un modo... La sposto io, sono arrivato qua subito di fretta per quello, colpa mia. Sì, okay. Se c'è una W sulla targa è la mia, tranquillo. Ok, la sposto subito, tranquillo. Una domanda velocissima. Utilizzando l'ho combinato a un'altra mail, quindi per mandare email e ricevere anche dalla rete internet, quanto tempo si perde? Guarda, l'invio del messaggio di posta elettronica è all'incirca una 15 secondi. La cosa divertente è che quando tu sei sul client, visto che la mail è in tempo reale, lui lo invia, vabbè, tra Tor e Tor una 15 secondi, a seconda più o meno della lunghezza del... Poi vabbè, se trovi il server Tor incastrato ce ne vorranno anche di più. 15-30 secondi è l'invio di un messaggio sostanzialmente. Vabbè, è Tor, ragazzi, si fa quel che si può. È Tor che comunica tramite Tor, cioè si fa quel che si può. Però comunque è, per la posta elettronica è accettabile, per quello magari tu basta che imposti il timeout più lungo, ma questo te lo fa anche Tails. Anche Tails, quando tu usi qualsiasi programma di posta elettronica, il timeout più lungo perché è Tor, la rete è quella. Giusto che hai ricordato Tails, hanno sostituito Close Mail, mi sembra, con Ice Dove, che è la sì, versione. Sì, sì, sì. Va bene. Molto meglio sicuramente, perché almeno abbiamo l'autoconfigurazione di Thunderbird e non siamo più costretti a usare un wizard assurdo, ma l'utente può tranquillamente fare con Thunderbird e chi se ne sostanzialmente. In realtà è diventato anche meglio, perché praticamente il progetto del wizard era una cosa iper sperimentale, assolutamente un accrocchio. E la cosa divertente è che, tolto il wizard, abbiamo detto molto meglio, un problema in meno da gestire, e sostanzialmente abbiamo fatto un'iscrizione più diretta. Infatti c'è proprio paginetta web, eccetera eccetera. Certo, ci sono alcune cose da sistemare ancora, per esempio su iscrizione web, perché per esempio la cosa migliore da fare per iscriversi su Onion Mail oggi è avere una mail con PGP, mandare un messaggio al server Onion Mail, 16 caratteri punto onion, con new user, il nome utente praticamente sul body del messaggio, come corpo del messaggio una chiave PGP, mandi e lui ti ritorna il messaggio criptato PGP con le tue informazioni di account utente, senza neanche dover passare per il web, avendo tutto criptato perfettamente. Questa è la soluzione migliore, che è la prima versione dell'iscrizione. Quella su web è per i lamer che non sono capaci. Per dirti, anche perché poi adesso bisognerà vedere che cosa vogliono stabilire per SSL su Tor sui siti web, perché pick fail mettere SSL, perché poi il certificato non è valido, però con le nuove versioni io potrò avere un certificato che sarà lo stesso della chiave di Tor, quindi bisognerà vedere cosa stabiliranno come Tor browser. Quindi la cosa migliore è farlo tramite PGP. Domande?
Boh, vabbè, leviamo le tende e sposto la macchina.